Ciao, ciao, ciao bellissimi, come state? Stavo finendo di settare una roba che voglio mettere per rendere un po' più goliardi col tutto. E poi continuiamo la nostra bellissima avventura con Indiana Jones. Ora, qua me l'ha preso? Me l'ha preso. Aspettate, eh. Tanto come devo sistemare il microfono, devo fare un po' di robine. Oggi sono un po' in ritardo io. Ciao Mauri! Salve! E niente, mi insultano già. Siamo 2 minuti dall'inizio e già ricevo insulti. Quando ti degnerai di giocare con me? Allora, in realtà in questo periodo della mia vita io non sto giocando con nessuno. Non sto giocando. Non sto giocando, sono dietro a un progettino. Che mi sta anche rubando abbastanza tempo nella mia esistenza. Quindi c'è ragione, Mori. Io ti chiedo perdono e chiedo perdono a tutti. Anche Samu e Fabio. Concordo, Dylan e Kuro. Spero che la tua vita peggiori. Guarda, guarda, se continua di questo passo, probabilmente sì. Volevo mettervi questa cosina qua. Solo che non mi ricordo come si fa. Io non sono studiato e inizia. Ma con quale risoluzione me lo sta dicendo? Ok, vediamo se va. Se va ho fatto il bot. Perché è da un po' che non lo metto. Aspettate, eh. Apriamoci. Vediamo. Ok, potrebbe andare. Potrebbe andare. Non me lo prende. Me l'ha preso. Me l'ha preso. Devo soltanto. Devo. Giustamente. Rispostarlo, metterlo. Eccolo, ci piace. Goloso. Ma allora, a parte che io ero Rick, perché sono diventato una scimmia? Dylan Kuro, praticamente. Oh, finalmente. Eh sì, perché praticamente vi narro questa storia qua. Vi narro questa storia. Quando mi si ruppe l'hard disk. Ovviamente io questo programma qua ce l'avevo sull'hard disk. Tra una cosa e l'altra mi sono dimenticato di rimetterlo perché avrei dovuto settarlo. Mi sono dimenticato di settarlo, ho detto se finché non lo rimetto probabilmente non mi ricorderò mai di settarlo perché io ho dei problemi di memoria. Probabilmente soffro di Alzheimer e non soltanto di Alzheimer. Quindi ho detto lo metto, così intanto facciamo un po' di golosità e niente. Ci tengono compagnia durante la nostra avventura su Indie. E a proposito di avventura su Indie, io devo ancora avviare il gioco. Perché? Perché? Vabbè. Ecco qua, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Non sento un bel niente, c'è l'audio del gioco. Aspettate che io scemo e no. Tu. Ah, tipo qua è estremamente. Oh. Ok, così è un po' più goloso. Sì, si sovrappone con quello. Si sovrappone con quello. Salvini era tornato per salutare tutti coloro che bevono acqua e lodano il sole. Sì, ha lodato il sole! Sempre! E che cavolo? Sole va lodato. Bisogna farlo con rispetto, con amore, con classe. Ora, voi non vedete una fava, avete perfettamente ragione. No, questo. Io devo mettere questo, 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 questo e. Eccoci qua. Come stai, Bondi? Santo cielo, l'audio! Tutto bene, tutto. Ma perché Gamers Tavern ha scritto asterisco? Io non ho scritto asterisco. Ora, se prima stavo bene, adesso sono anche un po' inquietato. Io spero che sia Samu che abbia sbagliato account. È Samu sotto copertura? Probabilmente. Guarda lo sperco. Cacchio si loda qua. Tutto bene, tutto bene. Lei come sta? Che mi racconta? Come. Poi ha riflettuto sull'esistenza di Akira? Ha capito qualcosa su ciò che ha visto? Allora, noi eravamo rimasti, cari amici, qua che praticamente dovevamo far ripartire il camion perché ci hanno rubato il cammello. E non si rubano i cammelli, non si fa. È una cosa sbagliata. Ho perso 2 milioni di rune. Guarda il lato positivo. Meglio 2 milioni di rune che 2 milioni di euro.
Sì, mi sono visto un paio di video. Vai, cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Mi faceva piacere avere una tua opinione sull'opera di Akira. Allora, io come faccio a ripartire l'engine del track? Allora, io faccio una robina, raga. Faccio una robina. Perché si sovrappone lì con il robo? Io gli avatar ve li metto qua a sinistra. Che così non sono proprio. Guardate. Ok. Così dovrebbe andare un pochetto meglio. Non lo so esattamente, ho molti sentimenti contrastanti. Non ho capito una favola, cosa non mi garba. Ok. Akira, ragazzi, io qua ve lo dico. Attenzione, spoiler alert. Alert, anche perché Akira è un film degli anni 80, praticamente dell'88, 86, ora non ricordo la data. E quindi se non l'avete visto, cavoli vostri. È particolare. È molto particolare, Squarta. Cioè. Oddio, è strano da. Cosa hai capito? Vai, cioè, devi dirmi cosa hai capito te. Io come faccio a ripartire qua la roba? Allora, ragioniamo. Qual era il nostro problema? Engine. Vai dall'engine. Serve una batteria. Ok, qua abbiamo. Ok. Looks like the spark plugs are ready to spark. Ah, ok, va bene, fai pure. Questo qua non posso collegare. C'è qualcosa che. I have one bead. I don't think that'll work. Ora uso tutto. It's a particularly sharp ship rib. I don't think that'll work. Ma lo penso anch'io che non worka. I don't think that'll La work. frusta. I don't think that'll work. Dai, lo so. Allora, la batteria è là sotto però, porco cane. L'evocazione è fallita, scherzavo. E niente. E insomma. Vai, narra, narra, buon squarta. Allora, qua. E io qua non ho più luce, perché? Cos'è? Che cavolo avevo tolto? Avevo tolto una cosa. Ma io vedi, quando non mi ricordo le cose. Porcaccia la miseria. The generator's on-off switch. Sì, It won't work without a spark plug. Avevo tolto. Sì, ma dove? Ah, perché l'avevo messo. L'avevo messo. Oh, aspetta un attimo. Scherzavo, lol. Ho rifatto il mio avatar su Elden. Ah, qua l'avevo messo. Quindi se io faccio. Dov'è? Pick up. Ah, la benzina c'ha. Il problema. Ho preso. E ho speso 10 bits per ricomprarmi Kirby. Cioè, ladro scamatore. Cioè, ti ha fatto rifare. Ma perché? Tra l'altro. Mi spiace. Tanto non so manco io quanto ci guadagno da Stream Avatars. Perché su 10 bits, se va bene, l'80% vanno agli sviluppatori Stream Avatars. Quindi sono loro che hanno scammato. E non lo sapevo. Ma che sta. Ma infatti anche a me ha levato il mio. Non capisco. Eppure, ok, che non lo si usava da. One's enough. Ok, che non lo si usava da tanto. Vero. Però comunque, cioè, dovrebbe ricordarsi delle cose. Non lo so, è molto strana questa cosa. Vedrò di informarvi. Di informarmi. Dannazione. No, no, cerco un po' di settarlo bene per la prossima volta. Adesso era così un attimo per tenere anche un po' di compagnia, visto che, sai, non è un gioco dove ti occupa tutto lo schermo. Allora. Io qua avevo preso lo spark plug e l'avevo messo qua, però. Forse devo. I don't think that'll work. Ma io. Non so. It resembles that statue Kerner stole from me.
Allora, ho visto che molti personaggi fanno riferimento a persone che erano al comando in quegli anni nel Giappone. Ok. Dove prendo la batteria? Perché metto questo qua? Sì, però poi non parte. Cioè, se io vado dall'engine, faccio uso. Ah, ma senza. Fai uso sull'engine. No, That devo. doesn't seem to work. Lo so, è lo stile di animazione di disegno rivoluzionato. Sì, aveva rivoluzionato lo stile nel te in quel tempo. Anche perché. Vabbè, mi ripiglio un attimo questo. Anche perché. Work one's enough. Avevano un sacco di animatori che stavano lavorando al progetto e tutti lavoravano insieme in maniera parallela 24 ore su 24, facendo ovviamente dei turni. Questa cosa è stata una novità, avere così tante case di animazione che si stavano dedicando a un solo progetto. Fu una grande novità per l'epoca. Non lo mette? Un po'. I don't think that'll work. Ma come? Non lo rimette più. Ah, ok, ora l'ho messo. L'ha messo. Quindi ora posso usare. Dovrebbe esserci. Dovrebbe tornare la luce. Sì. Ok, va bene. Ora. Questo è un generatore. Gas. Gas. Che ci faccio a qualcosa del gas? This is where the gas goes. Ora ci metto questo. I don't think that'll work. Eh no, immaginavo. Sì, ma io sono confuso. I have one bead. Sì, non lo so, ma io non so. Indy, non ho capito come ridare energia. No, That doesn't seem to work. no, no. Non credo sia qua. Non credo. No, riprendiamoci qualcosino. Dov'è? Pick up. Spark plug. I better turn the generator off first. Ah, sì. Vai, spegni. Magari consigliano dei padri dello stile Cyberpunk, almeno così lo avevano chiamato in video. Sì, diciamo che è comunque un pezzo importantissimo della storia del mondo cyberpunk, Akira. Non proprio il padre del cyberpunk, però è una parte molto molto importante. Ma al di là di quello è tutta la storia di Akira che. Cioè è molto profonda. Akira è un trip. C'è una frase, perché magari alcune cose inizi a capire verso la fine, quando c'è lo scienziato nel furgoncino che sta per dire, che addice una cosa. Molto, molto, molto importante. Che ti fa capire tante cose di Akira, o comunque della visione anche dell'autore. Sì, vero. Grazie, Efra. So. Prendimi a calci. Ah, guarda te, sta gente. A perfect fit. Allora, proviamo, senti, facciamo una cosa. The engine still won't turn on. Lo Without so. a battery, there's nothing to juice the spark plugs. Nel complesso mi è piaciuto. There is nothing. No, ho capito. Aspetta, cos'è che ha detto? Non c'è niente? The engine still won't turn over. Ok. Without a battery, there's nothing to juice the spark plugs. Lo so, mi serve una batteria. E la batteria c'è là sotto, c'è un generatore, ma. Non so dove trovare la batteria. Sono confuso. Va bene, bevo. C'è una frase molto importante che dice lo scienziato alla fine, ovvero abbiamo ricreato le stesse condizioni iniziali del Big Bang. E quello ti fa riflettere. Su un po' la visione di Akira della cosa. Infatti poi ognuno. Sì, mi serve. Io non so cosa. Come la trovo? Una batteria. E
cosa che stavo dicendo. Ciao, grande retro game. Ciao, Ste, come stai? Sì, bellissimo, bellissimo. Ti ricordi per caso come mettere in moto il furgone? Perché io ho attaccato il plug per il motore, però, sai, non parte perché manca una batteria, giustamente, e non so dove trovarla. Sono così confuso dalla cosa. Serve qualcosa che gli dia energia. Io ho provato di tutto. No, questo è il telegramma che non so parlare in italiano oggi, che avevo trovato l'altro giorno, quindi no. La mappa. E niente, fra, mi è stata la stellina, fai schifo. Ora ci provo anch'io a prenderla. Aspetta, aspetta. Vediamo un po'. Vediamo. Volevi, eh? Dai, dai! Mamma mia, che timing! Beccati questo! Che timing qua, eh? Al first try! Vai a quel paese! Cioè! Ma anch'io l'ho dovuto scrivere prima, perché lui non salta subito. Salta dopo. A me salta dopo 2 anni. E insomma, dove trovo una batteria? Qua c'è il generatore. È un remake? No, nessun remake. È proprio l'originale. Grazie, Fra, grazie. Perché la mia idea era spostare il generatore sui binari, prenderlo con questa gru bellissima, portarlo qua e ricaricare la cosa. Ora, non mi fa interagire però con la gru. Quindi c'è proprio qualcosa che non ho fatto. Forse... Ma sai che... I don't think that'll work. No, niente. Più tempo è stato proprio tra Akira che si risveglia, poi si porta via i 3 bambini e anche Tetsuo in altra dimensione, dove poi Tetsuo diventa letteralmente un dio con poteri immensi e senza eguali. E poi niente, buona regata in tutto e torna all'inizio della terza guerra mondiale. Allora, la percezione di Akira è particolare. Cioè, io quello che ho visto in Akira è stato che Tetsuo diventa un dio praticamente, perché innesca un Big Bang creando un nuovo universo e manipolando quindi l'energia di quell'universo, facendo un po' il cavolo che vuoi, è equivalente di un dio, Tetsuo, sì, Tetsuo. Nel nuovo universo. Io l'ho interpretata così, in maniera adesso detta blanda, sia chiaro. Poi è pieno di riferimenti anche alla situazione del Giappone in quel periodo. C'è un Giappone che era molto attaccato all'Occidente, che dipendeva tanto dall'Occidente. È un mix di cose. Diciamo che il mangaka, l'autore, ha fatto un ottimo lavoro. Poi, se vuoi continuare e vedere cosa succede dopo, ci sono i volumi. C'è il manga. Sono 6 volumi, di cui i primi tre. Ti spiegano quello che è successo nel film, approfondendo veramente tante, tante, tante cose che il film, per questioni di tempo, non riesce ad approfondire. E poi ci sono gli altri tre, quindi 4, 5 e 6, che invece sono il continuo diretto di quello che hai visto. Che ho preso e devo leggere. Devo ancora leggerti. Aspetta, ti dico. Vediamo un pochettino. Sì, sono 6. Sono 6. E ti consiglio di leggerli perché sono fatti veramente, veramente bene. Sono fatti benissimo. Cioè, come disegni. Sono dei mattoni, eh.
Parliamo di manga che sono sulle 300, tra più o meno 300 pagine a volume, eh? Quindi sono dei mattoni. Però bello. Bello, bello. Allora. No, consiglio a tutti di leggerlo. Consiglio veramente a tutti di leggerlo perché è bellissimo. O di vederlo. Allora, io qua non ho capito cosa devo fare. Tornando invece a noi e ai nostri problemi esistenziali della vita. Questa è l'unica cosa che mi sembra che possa dare energia. Quindi, io, boh, mi ometto. I don't think that'll work. No, e se lo metto qua dall'engine? That doesn't quite seem to work. Ah, oh, che palle. Tanto Fra che mi attacca, grazie, Fra, lo apprezzo. Allora, ma perché? Ok. Allora, come si fa? Come si fa? E io provo veramente a caso. I don't think that'll work. Magari questa va. Now the statue feels warm, Ah, ma too, va a especially around the cagare. horns. Veramente devo fare cose a caso. Quando diceva che poteva condurre? Now Quindi just touch the horns to the plug leads. io. Ok. Whoa, what a spark! What do you know? The engine started. Ok. Quindi io posso chiudere qua. Posso usare il camion? Dov'è? Truck, use. Monte Carlo, here I come. Oh, yes! Oh, yes! Monte Carlo. Così, in camion ci andiamo? Vabbè, insomma, non proprio in camion, però. Ah. Quindi posso entrare? I better not go in. The wrong people might be waiting for me. Di qua? Nothing interesting over here. Ma noi avevamo il telegramma. It says the Nazis are gonna kidnap Trottier in Monte Carlo. Chi è più Trottier? Chi è più? Ah sì! Sì, il vecchio con cui abbiamo parlato la scorsa volta. Lui! Monsieur Trottier? Yes, can I help you with something? Sì, ti devo dare. Monsieur Trottier, you're in trouble. What makes you think so? Guarda. Listen to this telegram. Esatto, bravo. Achtung Kerner, trap is set in Monte Carlo for Trottier. Stop. Bait his seance with Madame Sophia. Stop. Need you here soonest. Stop. It's a Nazi plot. Take a look for yourself. Ora ci crede, Mr. Trottier? This flimsy piece of paper Grande proves Mr. nothing. Trottola. You could have forged it. Au revoir, monsieur. Ok. Ora posso entrare? I better not go in. The wrong people might be waiting for me. Qua? Sono così confuso. Nothing interesting over here. Mister Trottier? Bevi, va bene, squarta, va bene. Bisogna tenersi idratati. Ce n'ho poca, devo riempirla. Ah. Allora, Mr. Trottier. Io tengo la tua idratazione. Bravo, bravo, fai bene. La ringrazio.
Monsieur Trudeau. Allora, Monsieur cosa? You really are in terrible danger. Yes, yes, Dr. Jones. Dandruff. Okay. I've seen your silly note. Ok. E vabbè, mamma mia, come siamo... Eh? Ma... Guarda come se ne va. Guarda, lo seguo. Ma... Lo fa apposta. Allora, Mr. Trottier. Io l'ho avvisata. Come? Come torno indietro? Ah, dal taxi. Qua, use. Ma no, non voglio parlare col tassista. No, non con la signora. No, 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 no. Tante, tante care cose, eh? Ma sì, ci mancherebbe. Dov'è? Use. Magari mi sono perso qualcosa. Andiamo qua. Ah. Vediamo se c'è ancora il nostro caro amico dell'altra volta cui abbiamo dato il berrettino. Che era di qua. Dun 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 dun. Vabbè. Non c'è. E niente. Non so, raga, mi sono perso proprio qualcosa. Allora, proviamo a ritornare a Monte Carlo. Du, 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 du. Allora, Monte Carlo, Monte Carlo di qua. Back to the airport. Allora. Mr. Trottier. Mi sa che mi sono perso qualcosa. Perché io dovevo consegnare il telegramma a lui. E l'ho fatto. Per avvisarlo. Boh, apro qua. E però non apre qua. Perché, vabbè. Ma devi fare open qua, Indy. Ok, allora andiamoci. Dai, Indy. Ma sì, ma chi se ne Indy? Cioè, forse dobbiamo far vedere questo. Mr. Trottier, aspetti. Ok, l'ho fermato in tempo. Ora inizio, provo tutte le opzioni di Nazi agents are on your trail. You don't fool me, Dr. Jones. You're just trying to scare me out of this key to fabled Atlantis. Vabbè, allora. But neither you nor the Nazis will ever wrench it from my grasp. Oh, per questo succede qualcosa. Ok, si dovevamo. Ma è così paghi? No, help me no. Qual è questa storia? So. Ti aiuto tutti. But I hate those Nazis. Oh, aiutiamolo. Oddio, cosa devo fare? Devo seguire la macchina rossa, era una macchina rossa. Vi seguo. Non ho paura. Santo cielo, mi sono spaventato tantissimo nella vita. Sì, adesso? Ah, ma siamo ancora vivi. Devo... Sono così confuso. Allora, se vado... vieni qua, maledetto. Fai inversione di marcia, eh? Dove sei andato? Ah, ok, continuo anche...
Sono... Ah, eccoli qua. Ah, è ritornato di qua. Ma io credo, che mi debba schiantare su di lui. Dai! Sì, dobbiamo farli incidentare. Credo che la soluzione sia questo. Causare un incidente e la morte delle persone. Però... devo capire come. Perché ho provato a fare un frontale e niente. Perché adesso non va più? Perché sta fermo? E sta fermo però. Indy. Indy, muovi Indy, la macchina. Indy. E niente. Perché non muove la macchina? Si è buggato? Ok, ora sta muovendo. Ok. Allora, mi metto qua e aspetto. Tanto lui fa sempre il solito giro, quindi passerà anche di qua. Salve. Eccoli. Eh no, scappa. Guarda. Dove sono io? Sono qua. Ma non si sposta. Ah, ok, capito perché non si sposta, ok. Non posso andare dove voglio, devo guidare regolarmente praticamente, ok. Quindi adesso non posso fare inversione e tornare indietro, ok, capito. Dai! Bastardi! Sua, quante volte non... Si sono schiantati? Non so come. Sì! Guarda. Abbiamo fatto una cosa pericolosissima, però va bene. Ma io voglio salvare. Ok. Abbiamo fatto veramente una cosa pericolosissima, però va bene lo stesso, ci piace così. Sì, ora arrivo ad aiutarti un attimo. Voglio controllare bene tutte le cosine. Sta a vedere che poi ci sarà un incendio, guarda. Io preparo già il tubo, Non è vero, ho detto una cagata incredibile. Sì, vabbè, arrivo, Mr. Trottier, così veramente non rompi più. Excuse me, are you hurt? No, sta bene. I'm just fine, ma thank you very much. Stavo scherzando io, Mr. Jones, you deliberately ran into the car. Yes, I did, and I saved your life. Ora mi dico. Give me a moment to collect my thoughts. I am very grateful, sir. Ma ci mancherebbe. Sono 50 euro per il disturbo, però. Now gathering in Europe. But you, Dr. Jones, with your courage and persistence. Ma più che altro con la mia guida da spericolato, però. Ai ai ai. I'd like your stone key. Dai, andiamo a dritti al sodo. Ah sì? E cosa? Vai, dimmi. I know where to find an entrance to the lost city itself. Ma lui lo sapeva, bastardo. Lui lo sapeva. Vai avanti. Go on. It's on the island of Sera, south of Greece. Ok. Really? Do not make jokes, doctor.
You've read about the lesser colony in Plato's Lost Dialogue, have you not? Yeah. Mi sembra, no? Mi ricordo anche una cosa del genere. Of course. Of course. I'm convinced Sarah is the lesser colony. È convinto, non è che è una sua supposizione. No, no, vabbè. Oh, vabbè, non ci ti preoccupare, guarda. What? Where did it go? I threw it out of the window during the chase. Ok. How could you throw such a precious artifact away? I was desperate. It may hinder the Nazis, but I fear they will soon find another. Like you, they are persistent. Capisco. Where did you throw it? It was near Avenue Milburn e Rue Truffaut. Sì, inizia adesso a trovarlo, magari qualcuno sarà già. Better yet, I'll write it on this telegram. Oh, grazie, gentilissimo. Here, thanks. Qua si mette a lanciare gli artefatti. Sì, vabbè, ma vai a cagare. Si mette a lanciare gli artefatti, sto qua. Ma che vandalo, ma che vandalo. Allora. It says Avenue Milburn and Rue Truffaut. Ok, qua dove siamo? I'm at the corner of c'è l'angolo tra Boulevard Napoleon and Rue Lumière. Proprio siamo lontani da qualunque cosa. Ma qua c'è qualcosa, qualche interaction? What a mess. No. Allora, senti, io ho un salvettino, un mini save sempre così per goliartia lo faccio. Walk to street. Dobbiamo capire un attimo dove trovare questo posticino goloso. Allora, qua c'è il crash site, però qua dove siamo? I'm at the corner of Boulevard Napoleon and Rue Hollandaise. It says Avenue Milburn and Rue Truffaut. Allora, questo è l'angolo di Napoleone e compagnia varia. Proviamo qua. Fa vedere che li proverò tutti gli angoli. Tutti. I'm at the corner of Boulevard Napoleon and Rue Bernays. Ah no, sia quello di prima, che cacchio dico. Quindi allora qua ci sarà l'altro. Forse qua sotto. Forse qua sotto, vediamo un po'. Sì, però Indy. Indy? Dove cavolo? Di qua. Di qua, Indy. Indy, 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 Indy. E niente, un po' speciale, Indy. Passa di qua allora, se ti garba di più. Non ci va qua? Mi fa schifo? Ok, ora ci va. Qua che angolo è? I'm at the corner of Boulevard des Guerres des Etoiles and Rue Aubergine. Ma è possibile che io abbia una memoria pari a quella di un criceto morto? Guarda, me la sento. Me lo sento, è dall'altra parte. Andiamo di qua, Indy. Indy, di qua. Fidati di me, è dall'altra parte. Ho questo presentimento. Attimo, già che siamo qua, proviamo questo angolo qua a birbantello. Vediamo un po'. Magari non facciamoci investire. I'm at the corner of Boulevard des Guerres des Etoiles and Rue Picard. No. Perché questa è tutta la boulevard. Qua c'è l'altra. Proviamo qua questa viuzza. I'm at the corner of Avenue Milburn and Rue Picard. Ok. It says Avenue Milburn and Rue Truffaut. Rue Truffaut. Forse qua? Ma non c'è il cartello.
Nothing down there. C'è Cartago. Raga, un dubbio amletico. Ma mi dica. Approviamo. No, Indy. La siamo calmata, Indy. Dobbiamo agire qua. Prova questo cartello. Prova Indy. Questo cartello. Indy. Indiana. Indy. Qua c'è un Indy. Andiamo in questo. Così ho cambiato idea all'improvviso, eh. Ma questa non è la via. Sono all'angolo, tra. No, è quella sopra. Ora leggo, aspetta un attimo che mi metto. Forse quest'angolo? Qui c'è l'angolo con. Ok, Rue Picard. Quindi, quando io vado qua, quella che mi interessa è qua. È quella verso destra, la Avenue. Perché Rue Picard è quella lì. È questa qua che va in su. Quindi. Ok, è qua. È qua, però no, ne manca ancora uno. Controlliamo qua nei tombini. Controllo anche questo tombino, Indy. Qua dobbiamo cercare un artefatto. Niente, Indy, come ho detto. Facciamo schifo. La vista può essere troppo buona al punto che fa male da quando una persona vede bene. Perché io ho appena preso i nuovi occhiali e ho fatto la cosa malata di mettere sia quelli nuovi sia quelli vecchi insieme. E non ho mai visto in vita mia così nitidamente. È come se il mondo fosse in 4K ultra high resolution. Però forse è troppo e fa male. Vedevo tutti i mini dettagli di ogni cosa a comunque distanza. Anche le mie crepe nelle pareti. Santo cielo. Una bella domanda. Credo che, allora, non so come funziona con gli occhiali, cioè, se è naturale ovviamente anche se hai 12 decimi e tutto, non ti può fare male. Con un paio di occhiali, se avessi magari la correzione, non saprei, dovresti sentire l'oculista. Cioè, se tu avessi bisogno di... delle lenti migliori per vedere meglio te l'avrebbe prescritto. Ti avrebbe prescritto di che lenti hai bisogno, in modo che poi vai dall'ottico e fai le tue cose. Non saprei se così. Come scattare una foto assoluta e la risoluzione mentre la nitidezza alle stelle. Non saprei. Non ti saprei dire. Allora, io ho beccato qua. Qual è il punto? Qua c'è l'Avenue. Ma l'Avenue continua solo per questo pezzo. È soltanto questa vietta. E questa è la cosa che mi turba. È soltanto. Porco cane. È soltanto quella vietta. Forse contiene qua. Vabbè, teniamoci in mente quella vietta lì, che tanto ce la ricordiamo. Prova ad andare di qua, Indy. Vediamo un po'. Qua dove siamo, Indy? Magari c'hanno molti nomi simili, quindi. I'm at the corner of Boulevard des Gardes Étoiles and Rue Truffaut. No. È un ottico, non ho visto un oculista, quindi mi figo sicuramente, ma fino a un certo punto. Beh, sì, perché giustamente è un ottico e non un oculista. I'm at the corner of Avenue Milburn and Rue Truffaut. Ok, ci siamo, è questa? It says Avenue Milburn and Rue Truffaut. Ok, quindi dovrebbe essere qua qualche parte. Forse nel tombino? I see something down there. Ok, proviamo con la frusta? I don't think that'll work. Giustamente, proviamo col tubo? I don't think that'll work. Vuoi usare il idrante? Prendiamo, ora colleghiamo il tubo e l'idrante. I don't think that'll work. Ho capito, io come la prendo? Proviamo. Allora, intanto prendiamo il tombino. Can't pick that up. Allora, senti, usalo. That doesn't seem to work. Aprilo. I got it. Ma così? It's a small wheel-shaped stone carved with solar images. Oh, quella che ci serviva. Molto bene. Cioè, il suo lavoro è fare occhiali da mini consigli sulla vista. Non penso abbia combattuto. No, infatti, ho chiesto a Reddit. Sempre. Reddit ha sempre la soluzione a tutto. Vediamo un po' che ti dicono.
Secondo me no. Perché comunque rischi di stancare troppo l'occhio. Cioè, di solito si fa con gli occhi sempre un lavoro graduale con le lenti. Non si va mai per eccesso. Quindi, almeno per quello che ho capito andando dall'oculista, perché io ho l'oculista che lui è sia oculista sia ottico. Quindi fa tutte e due. Cioè padre e figlio sono, uno è oculista e l'altro è ottico, e sono nello stesso negozio, infatti poi dietro c'è tutta la sala, la saletta e tutto. Però al di là di quello, tendenzialmente non si dà mai l'eccesso, quindi boh, vediamo che dice Reddit. Comunque esatto, Reddit ha la risposta a tutto, sempre. Quando hai qualsiasi dubbio chiedi a Reddit. Ok, io salvo di nuovo. E ora che abbiamo... Dov'è? Eccola qua, la sunstone. Mi fa entrare qua? Ah, prendiamo il taxi. Cioè andiamo dove ci ha detto il nostro amico. A sud della Grecia. Driver, to the airport. To the airport. Eccola qua, Tera. E si va! Andiamo a scoprire il mistero di Atlantide, cari amici. Oh... salve. Devo... Sì, immagino che io debba interagire con lei. Volevo un attimo controllare in giro. Oh, mi piacciono le crate. Vediamo un po' cosa c'è. Ma noi ce ne freghiamo, le apriamo e rubiamo tutto. Pardon me. Ecco. I don't think that belongs to you. Allora. Intanto ti dai una calmata. Ma andiamo dritti al punto. Sai qualcosa riguardo ad Atlantide? Do you know anything about Atlantis? You mean about Terra as a colony of the lost city? Sì. Sorry, can't help you. Ma beh, perché? I'd like to claim my balloon. You have the invoice, of course. As I thought, no invoice, no balloon. E vabbè, dai, potresti fare uno strappo alla regola ogni tanto. Ma che gente, non c'è più rispetto qua. Giorno d'oggi. Allora, proviamo l'altra opzione. Salve. Allora, what now? Ti danno calmata. Ecco, vai. Madonna, ma dove sono finito? Ah no, mi faceva continuare il dialogo, che scemo. Madonna. Yes, very nice indeed. Sì, aspetti, buonuomo. Buonuomo. Mi sono perso un'opzione di dialogo. Isn't there any way off this island? Unless you grow wings like Icarus, I'd say you're stuck. Ok. Grazie. Inutile quest'uomo. Quest'uomo è l'incarnazione dell'inutilità. E io gli entro in casa. Ah, ok, ma continua. Ok, allora. Andiamo qua. C'è qualcosa? Niente. Fishnet. Vediamo un po' la rete da pesca, cosa c'ha di bello. Ma sì, ma prendiamo un po' di pesce. Ah, così? No, abbiamo proprio preso la rete noi. Va bene, apprezzo. Cosa c'ha dentro questa cesta? This is a big basket. Sì, l'ho notato anch'io. Excuse me, you can't take that. Perché? It belongs to the store, and the store belongs to me. Oh mia, ma che rompibarga? Ah, mi faccio io la mongolfiera. Sta a vedere. What do you want for the basket? There's an archaeological expedition in the mountains. I'd be grateful for a little souvenir. After all, I am a scholar and this is my island. Sì, forse potrei farmi io il balloon. Faccio use? No, vabbè, giustamente faccio use questo con questo. Hey! Subito, Cioè, questa è la sua vita. Oh, mamma mia, ma quello che è mio è tuo, e quello che è tuo è mio.
I'll give you anything I've got for the basket. Nothing you have is of any interest to me. Vabbè, Miz, dai una cesta, cavolo! Ma dai! Ma quanto fai schifo per non darmi una cesta? Cioè, guarda, io non ho parole. Però per la rete, per la pesca, non ha fatto tutte queste storie, quest'uomo. Vabbè, ma noi andiamo a piedi perché siamo degli avventurieri. Work 2. Ok, qua invece, dove si va? Qua da nessuna parte, quindi allora andiamo di qua. Ma lo fa veramente? Non pensavo. Nothing here. Nothing here. Ok, cioè nel senso. Di qua? Vediamo. Mi sembra un caminetto questo. Potrei sbagliarmi, Nothing here. Infatti mi sono sbagliato tantissimo. C'era un altro punto. C'era un altro punto. L'ho percepito. L'ho visto. Ne sono sicuro. Non sono pazzo. No. Sono fatto? No, ne ho visto un altro. Ecco qua. Lo sapevo. Mamma mia. L'occhio. Io salvo. Ah, cosa c'è di qua? Andiamo qua. Per prima cosa, vediamo un po' cosa c'è. This looks like a natural gas fissure. E fin qua l'ho notato anch'io. Mi sai dire altro, Indy? Assolutamente no. Grazie, Indy. Andiamo dalla cassa, perché noi abbiamo una passione insolita per il crate. It's a plain old empty wooden box. Ma prendiamola. I can't pick that up. Tu, spingiamola. Magari c'è. E vabbè, Miz, è vuota. I can't move it. E vabbè, ma chiudiamola. Ah, invece. Oh! It's an invoice for an observation balloon bladder. Oh! Ho, ho, ho. Dai, che culo. Però. Andiamo qua, va. Siamo entrati nella miniera. Cosa c'è? Work to door. C'è nient'altro a parte la porta? Oh. Quanto inquietante comunque tutto ciò. Un'altra crate. Ok, vari tool. Ma prendiamo qualcosa. Lascia fare. Scusami? Uh-oh, something must have caved in. Se possiamo prendere altri. Io ho paura. Beh? Walk to door? Ma è aperta? Ma che cavolo? There's some sort of spindle in there. Proviamo questo. Ok, e adesso? Wow! Well, that didn't do anything. Ok, non è successo nulla, però abbiamo fatto cose, quindi wait. Darkness. There's an inscription in some ancient language, but I can't read it. Ok, bene, sei un archeologo inutile che non sa leggere lingue antiche. Su via, Indy, dai! Le basi! Usiamo questo, a caso, a casissimo, usiamo questo. I can't. It's folded up. E invece, ha funzionato. There's an inscription in some ancient language, but I can't read it. Beh, intanto ce l'abbiamo con noi, quindi guardiamo sempre i lati positivi. E abbiamo fatto l'oscurità. Ora, facciamo gli altri. Oscurità, facciamo l'alba. No, questa non è l'alba. Vabbè, facciamo questo. Non fa nulla? Ma magari non ha fatto click, Magari non ha fatto click, quindi io controllerai. Niente, non è successo nulla, c'aveva ragione. Scusami, non volevo offenderti. Ok. Oh, non l'ho visto.
Quindi era soltanto l'oscurità. Allora, io controllo per sicurezza perché la vita fa schifo. Sì, anch'io faccio close quando è già chiusa. Sarò scemo. Non importa. E rimane il Rising Sun. E vabbè, soltanto l'oscurità era. Ancora che faccio close quando è già chiusa. Ma che disturbi mi affliggono. That didn't do anything. Well, that didn't do. Ora rifaccio tutto con questo. Well, that didn't do anything. Well, that didn't do anything. Ah, no, 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 noi non ci arrendiamo. Well, that didn't do anything. Mi sa che quello che dovevamo prendere l'abbiamo preso, eh. Però, mi sembra che abbiamo già fatto il giro, però la vita è strana, quindi... Vabbè, senti, riprendiamoci ciò che ci appartiene, Indy. E togliamoci da qua. Questo non ti preoccupare, la porteremo a qualcuno in grado di farlo, che sa fare bene il suo lavoro da archeologo. Da studioso della storia. Ah, è bloccata. Ah, no, sì, l'ha detto prima. Ma questo è un problema. Questo è un grosso problema. Sì, no, questo l'ho notato. Boh, usiamolo a caso. Voglio fare use with questo. Ma non ti preoccupare. Guarda, le provo tutte. Anche i tubi. Lo so, manco io, ma mi piace crederci. Anche la fishnet. Aspetta, cosa ha detto? Ok. I don't think that'll work. E io come esco da qua? Devo rimettere il segno. Cioè, il mio unico modo per uscire è rimettere il segno. Ah, forse è questo, per muovere un po' le macerie. I don't think that'll work. Ah, aspetta, però non mi ha fatto use. Ok. I don't think that'll work. No. Mi dà soltanto block the door, non c'ha... Proviamo un po' pull. I can't move it. Vogliamo push anche se non immaginavo. Pick up, la prendo. Cosa devo fare? It's going to get all tangled up if I do that. Cosa potrei fare? Allora, ragioniamo. Sbagliato. Chiudi. Indy, chiudi. Rimetti questo qua un attimo. E metti... Dov'è? Allora, darkness. Well, that didn't do anything. Non fa più i click. Ah, è proprio bloccata. Devo trovare un altro passaggio. No, c'hai ragione. Ma ti spiego. No, che cavolo. Aiuto. An invoice for an observation balloon bladder. Hey, there's a note wedged in here. Indy, I know you'll find this sooner or later. Ci stavo più pensando che era chiusa la paga. La paga, vabbè, il coso. Ok. Hurry, I need your help. It's signed Sophia. Quindi ora teoricamente posso usarla per chiudere
Intanto mi piglio questa perché sennò giustamente non mi fa uscire. Sì, però pick up, Indy, pick up, eh? Cavolo. Work to door. Andiamo un po' use. Ok. Gotta get this door unblocked. Oh, ma noi siamo determinati e scaviamo tutto. Ma ciao Gippo, come stai? Oh no, you don't. I've had enough. Oh oh. Please, madame, no. Let's try to be civilized about this. No, fanno i cattivi. Corner, don't shoot her. We may need her in the lost city. Don't tempt me. Dude. No, Sofia. No, anyway. Allora, dove eravamo rimasti? Tutto va bene, sono su Fortnite con gente. Ah, come procedono le sue partitelle su Fortnite? Somehow Kerner got the jump on me and now he's got Sofia. Ma ora noi abbiamo il balloon, Indy abbiamo il balloon. Benino, ok. Torniamo indietro, Indy, di qua. Voglio credere nel nostro balloon incredibilmente grande che costruiremo o chiederemo, visto che abbiamo questo. Ritorniamo al dock e andiamo a picchiare questo maledetto che ci impediva di prendere la nostra bellissima mongolfiera. Allora, buon uomo, ho quello che voleva, eh. Adesso non mi deve più rompere le scatole. Ora io... Tieni, dov'è? E che cavolo? Sei... What now? Allora, intanto modera un po' i toni. Ma proviamo. Io lo voglio già fatto il balloon, non voglio costruirmelo. Sì. Of course. Everything seems in order. Modestamente. Oh, grazie, me lo devo costruire? Mi sa che me lo devo costruire, quindi è così che funziona la vita. Io posso avere pick up? Hey. Allora. I told you, that's mine. Io lo ammazzo. Io lo ammazzo. Ma no, aspetta. No, wait. Intanto vediamo. Any sign of a German U-boat? In these waters? Not in my life. Allora, ma lei è proprio cieco. Excuse me, I can see you're busy. Very. Now go be a happy tourist. Please. Sì, ma io non voglio costruirmi un balloon. Cioè, ci rendiamo conto che non ha senso, buon uomo. Mi dia il mio, la mia mongolfiera. Excuse me. What now? No, mi sa che devo. Would you accept this ancient sign for the basket? Well, let me see. Cioè, magari ho trovato la cosa più antica e importante del mondo e io la sto scambiando per un cesto. Never heard of them. Lucky for you, I'm completely. Bravo Indy, best archeologo. Road closed for repairs. Travelers use alternate routes from Greater Colony on Crete. That's it. The Greater Colony. Kerner's on his way to Crete. Ok. Buono. Excuse me, I must study this further. Ok, almeno mi ha detto che cavolo c'era. Io adesso posso combinare le cose, tipo questo. Con questo. I'll tie the ends of the fishnet to the basket. Ok, sì, ma manca ancora della roba, Indy. Cioè, palesemente ci manca della roba. Nel senso... Cioè... ma io non posso abbandonare questo posto. Forse devo ritornare dalla grotta. Ah, ma aspetta, c'era il crate che non ci faceva aprire prima. Vediamo se adesso me la fa aprire perché lui è distratto. Ah, mizze. Coincidenza vuole che c'era... Niente.
Io che mi serve qualcosa per farci entrare l'aria. Per riempire giustamente il pallone. Sì, avevamo visto prima il coso. Il gas naturale. Aspetta. Che usciva dal monte. Qua. Vediamo se funziona. Probabilmente no. Perché a volte sì. Oh, ok. So io qua a fare le sue cose intanto. Quindi, ora se io faccio use qua. Nulla è a caso. I need something to connect it to the vent. Ah, non ti preoccupare, ce l'abbiamo. What would I do with a hose spewing natural gas? Now it should be possible to inflate the balloon. Ok. It's a long shot, but here goes. Ok. I ought to be featured in Modern Mechanics for this. Ah, visto. Siamo bravi, Indy. E ce ne andiamo. In alto nei cieli. Ma che bellini che siamo, eh. Andiamo a recuperare Sofia. No, qua c'è un'isola. Ok, direziono il vento. Drop. L'isola è quella però da dove... Drop. Magari. Ah, andiamo a sud. Landed. Nothing interesting around here. Ok, non mi fa. Ok. Continuiamo per sud, vai, aumenta un po'. No, questo è nord. Lo so. Ah, perché ok, non avevo visto, quindi ti chiedo perdono. I don't want to land in the open sea. Scusa, ma perché? Ok. Con calma. Ah, sì, perché ok. Sono scemo, c'ho dei problemi. Ma perché devo toccare le cose? Ok, non tocco nulla. Non tocco nulla. Vado a sud. Potrei andare ovunque. E questa è la cosa che mi turba. Andiamo a sud. Ah, ottimo. Continuiamo a sud. Must be an updraft here. Cosa? Ok. Porta. Oh. Must be an updraft here. I've landed. Nothing interesting around here. Come hanno detto? I don't want to land in the open sea. So che non vuoi atterrare nell'oceano. Voglio farti atterrare nell'oceano, quindi. Nel mare, scusami. Must be an updraft here. Ok. Niente, andiamo a ovest.
A sud non ci posso più andare. Vediamo un po' ad ovest cosa trovo. Ok, andiamo a nord allora. A questo punto. Ok, mi ci sta facendo andare. Un'isola. Visto Indy? No. Indy, di qua. Guarda questa isoletta. I've landed. Nothing interesting around here. Ok, l'altra. I don't want to land in the open sea. Sì, capito. Non ti piace atterrare nel... Non voglio farti atterrare. Allora, Indy, dobbiamo collaborare, eh? Cioè, qua questa isolettina piccola, ci voglio atterrare. I don't want to land in the open. I don't want to land in the open sea. Dai. I don't want to land. I don't no, Indy. I don't want to land in the open sea. C'eravamo quasi, Indy. Devi crederci. I don't wanna land in the open sea. Santo cielo. Ora. I don't wanna land. Ok, allora facciamo che non me la dà valida e andi, continuiamo verso nord. Oh! Sottomarino. Guardalo. Preparati, Indy. Preparati, lo intercettiamo. Mamma mia. Salve. Mamma mia. Infatti sono gli incredibili. C'è stata una rissa. Attenzione, ci siamo anche travestiti. Siamo bellissimi. Allora, salvo. Ok, andiamo al cannone, perché sì, usiamolo. Spariamo a caso addosso a qualcuno. No, fai usa. Sì. Mi dava un... Ah, ok, no, qua entriamo. Voglio prima vedere fuori. Prima di entrare, fare cose. Qua c'è un altro cannone. Voglio usarlo. And risk killing a passing dolphin. Vabbè, dai. Quante possibilità ci sono? E niente, ho capito. Dai, entriamo, Indy! Non dobbiamo avere paura. Oh, eccoci qua. Lower deck, però wait, prima del lower deck. Qua c'è una leva. Noi piacciono le leve. It says Flugeldorf. Tanto cielo, che spavento, Manu! Manu, non puoi farmi prendere gli infarti così! Manu! Manu! Come stai, Manu? I'd better not play with these controls. Who knows what they might do. Ah, buon salve a lei, ma come sta? Come sta? Va bene, non tocchiamo le leve, ho capito, Indy. Oh, salve. Ciao, guardia. You there. Sir? Sir? Carry on, corporal.
Yes, sir. Bravo. Vieni sul posto. Apriamo qua i locker. Non li fa aprire, eh? Vai. I can't let you touch that. Allora, sono un suo superiore. Allora, sai cosa? Te ne vedi sopra. Vai a fare qualcos'altro, eh. Anzi, vai a fare qualche cosa. Ti ho la giornata libera. I could use a lunch break. Vedi? I can only be relieved by Colonel Kerner himself. Allora. You there. Tutto bene, Manu, tutto bene. Or what are you doing here, soldier? Can you believe it? Kerner's got me guarding a rock. È incredibile. I'm complaining, mind you, but I should have gone off duty hours ago. Oh. Allora, vabbè, esploriamo. Oh, del pane. Sì, ma fai pick up. I'll take a couple of slices. Vedi, così lo diamo a quello lì, gli diamo da mangiare, si va a fare la sua pausa. Qua che abbiamo? You. Sir? You know where Uberman keeping his stone disc on where the so... No. Vabbè, cosa sta facendo? What are you working on, Chief? L'avevi giocato te, Manu, questo? Better stay clear until I get some uncost. You could start a fire. Ok. Do you know where Uberman's keeping his stone disc? No, non l'ho mai visto. È molto bellino. Indiana Jones e The Fate of Atlantis. Una bella avventura grafica della LucasArts. Why are there so many army men on this navy sub? Orders from Berlin. The scuttlebutt is Uberman and his pugs have friends in high places. Ok. Carry on, sailor. Aye, sir. Beh, tra l'altro non gli fa strano che parli in inglese e non in tedesco, però va bene. Tanto non me la fa usare perché c'è lui. Qua cosa abbiamo? Un missile con scritto Heidi. Ok. It's too complicated to figure out. Vabbè, dai, è un pannello di lancio, su via. Nothing happened. It's a bundle of tangled wires. Possiamo tagliarli? Tagliamo i fili? It won't open. It must be broken. Ok, qua mi sa che ci staremo un po'. Ci sono un po' di cose da fare. E questo qua che è appena arrivato? Vabbè. No, andiamo qua. Guarda, ti do del pane così vai a fare la tua pausa pranzo. Tieni. What do you want? You look hungry. No thanks. I'm trying to cut out between meal snacks. Che palle. Ultimamente ho comprato un po' di manga. Sono curioso di leggerne uno di Lovecraft che è l'ombra venuta dal tempo. Non l'ho mai sentito. Deve essere bellino. E di che parla? A pretty strong piece of twine. No, prendiamo. I'll just dump these wet clothes on the floor. They're all too wet to wear. Ok, va bene, non li indossiamo. Parla di manga e sbuca uno squarta selvatico. Apriamo qua l'armadietto. Prendiamo cose. I can't pick that up. Ok, qua invece. Oh, prendiamo. Oh, prendi. Ciao. Sinceramente, non lo so, ma ho visto Lovecraft e l'ho preso. Onesto, fammi sapere allora poi. Back to your station here, Lieutenant. I am reprimanding these men. Ok. Aye, aye, Captain. Ora passo di qua. The closet door is in the way. The closet door is in the way. C'è ragione. Piano piano. Zitti.
A source of power greater than any known to man. It doesn't look that strong to me. Apriamo. And soon we'll have it. Doesn't seem to open. Usiamola. Now, Miss Hapgood, it's time to share your knowledge. Not on your life, jerk. It's your life we're talking about, Fraulein, so... Diamo fuoco ai vestiti. No, vabbè. Ho comprato una serie manga che si chiama Chainsaw Man e uno nuovo uscito poco tempo fa che si chiama Phantom Seer. Particolari. I nomi. Ci stanno. Fammi sapere poi come sono, buon Manu. Io invece mi sono comprato Akira. Tutti e sei volumi. Allora, parlano. Oh, attenzione. It's a padlocked wheel of some sort. Possiamo usarlo? No? Poco to emergency radar control. Ovviamente. Oh, proviamo a. I'd better not touch it until I know what I'm doing. Ma sì, dai, vediamo cosa fa, rischiamocela. Poi siamo riusciti a finire i primi 5 manga dell'attacco dei giganti. Ah beh! Vabbè. Invece mi sono finito tutto Berserk, bellissimo, bellissimo, uno dei migliori manga, veramente bello Berserk, mamma mia. Qua invece dove si va? Siamo qua sotto, ma qual è l'utilità? È l'utilità che dovremo fare cose per attirare l'attenzione e non farci vedere. Magari questo passaggio è buono per passare inosservati, probabilmente. Bevi! Yes, mi finisco l'ultima goccina. Intanto esco, raga, che si è fatta una certa. E tra pochi minuti. Yes. Prima di interrompere la live, bevi. No, in realtà c'è ancora un goccio minuscolo. Idratati, bravo Squarta. Mi raccomando ragazzi, tenetevi sempre idratati. Importante. Berserk ha iniziato a prendere 2 giorni fa Cassandra. Bello. Bello, bello, bello. Voglio prendermi tutta la collezione nera, che è l'ultima edizione ristampata. Ed è l'unica che stanno stampando, quindi che non trovi a prezzi esageratamente esagerati, visto che i prezzi di Berserk sono aumentati perché il mangaka purtroppo è morto. E voglio prendere tutta, però intanto l'ho già letto tutto, è spettacolare, uno dei migliori manga che abbia mai letto. Così potrei godere ed essere radiante come il sole. Giusto? Giusto? Ai ai ai. Ah, domani dovremo, ragazzuoli, se non erro, visto essere sabato, giorno al barile, dovremo continuare Tunic. Che siamo arrivati a un punto niente male, non mi ricordo che cavolo dovevamo... Ah, sì, sì, siamo arrivati che siamo morti e siamo tipo dei fantasmi e tutto il mondo è cambiato. Non so quando ci manca a finirlo, però secondo me siamo a un buon punto. Domani lo continuiamo, non so se lo finiremo domani, non penso. L'altra volta avevo detto di sì perché pensavo fosse più corta la cosa. Invece con questa cosa si è un po' allungata e non so di quanto. Può essersi allungata di poco, come di, non dico di tanto perché quello non penso, però di un pochetto in più. Grazie al Game Pass ho scaricato Outer Wilds, ma non so quando riuscirò ad avviarlo. Allora Manu, tu devi giocare Outer Wilds. Voi dovete giocare Outer Wilds. È un capolavoro. È bellissimo. Bellissimo. Sotto ogni aspetto. Colonna sonora. Trama. Forse lore. Gameplay che nella sua semplicità è di un'immersività incredibile. Molto profonda. Tra l'altro, se vi dovesse piacere Outer Wilds, ora io non so se nella versione del Game Pass è incluso o meno, però se vi dovesse, anzi in questo caso se ti dovesse piacere, ti consiglio poi anche l'acquisto del DLC, perché il DLC merita veramente, ma veramente tanto. Bellissimo anche quello. Un pochetto meno del gioco principale per una cosa che hanno
voluto mettere all'interno di esso, ma tutto sommato capolavoro anche di DLC. Anzi, in realtà la cosa che vi consiglio di fare, per come è strutturato il DLC, vi consiglio di prendere il DLC, una volta che iniziate a giocare vedete comunque che bene o male il gioco vi ha preso, vi prende, vi sta piacendo, vi consiglio di fare l'acquisto del DLC, perché se riuscite a completare il DLC sbloccando delle cose, vi cambia leggermente anche il finale, che non è che lo cambia. Uno dei finali, che non è che lo cambia, lo va a completare, che è diversa come cosa. Vai, Vano, vai. Merita tantissimo, raga. Io continuo a consigliarlo a tutti, Outer Wilds. Come ha ricordato Manu, su Game Pass è disponibile. Quindi se avete modo di... se avete il Game Pass vi consiglio di provarlo. Se volete provare Outer Wilds con soltanto un euro avete la possibilità di giocarci per un mese. In realtà con 2 euro per 2 mesi, perché potete provare prima il piano base a 1 euro, poi fate il piano Ultimate del Game Pass a un altro euro, e quindi avete 2 mesi a 2 euro di Game Pass con un sacco di giochi molto belli, tra cui anche Outer Wilds. E vi consiglio veramente di giocarlo perché è una perla. Credo che della scorsa generazione sia uno dei migliori videogiochi. A mani basse, uno dei migliori videogiochi della scorsa generazione. E rimarrà tale almeno per me per un bel po', perché quello che mi ha dato Outer Wilds, che mi ha fatto provare Outer Wilds, difficilmente l'ho provato in altri giochi. Proprio quel tipo di roba lì, eh. Detto questo, ragazzuoli, io vi ringrazio a tutti per il sostegno e per la compagnia in chat. Si è fatta una certa ora, quindi è il momento di dirsi addio. Addio, amici, addio. Noi ci vediamo domani alle 22, che molto probabilmente continueremo Tunic. Dico molto probabilmente perché vediamo, però credo di sì. Detto questo, ragazzi, grazie di cuore a tutti. Io vi auguro uno splendido venerdì sera. Mi raccomando, fate i bravi. E ci vediamo domani alle 20. Aspetta, ero il Gold fino all'agosto, ma con un'offerta di un euro sul Game Pass si è rinnovato il Gold e il Game Pass fino a 7. Mizze, tanta roba. Vedete, è pieno di offerte il Game Pass. Detto questo, ragazzi, grazie di cuore a tutti e ci vediamo domani alle 22. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao, belli.